è proprio teatrale come concetto, cioè io sto lì a guardare una cosa che so che è finta, cioè io lo so che lui non ce la farà mai, perché nessuno torna dalla morte. Quindi ho cercato di trovare una divisione anche geografica proprio di come si può considerare la stanza in cui si sviluppa l'azione. Perché poi Anna Anderson, questo personaggio strano che viene realmente messo a processo, una donna realmente esistita, morirà dichiarando di essere Anastasia Romanov senza che nessuno le creda, quindi muore sola, povera e pazza. Perché, come lui stesso ha affermato, è un respiro che trasmette, che prima o poi tradisce una forte malinconia. E quello che io voglio che eserciti, la forza che io voglio che eserciti questo Amleto, non è una forza orizzontale di rottura con i padri, quanto una forza orizzontale di sveglia per i figli. Io quello che vorrei che facesse Amleto sopra questo palco è quello di cercare Amleto. Il fatto di poter perdersi, il fatto di riuscire a ritrovarsi in qualche occasione, il fatto di gridare aiuto contro un mondo di adulti che non sempre riescono a sentire questo aiuto. Quindi lo chiami regista, lo chiami capocomico, lo chiami attore principale, è uguale, c'è sempre qualcuno che guida. Quindi è un po' in realtà un essere spaventati dall'idea che la regia possa essere un'arte. Di dolore, di estrema sofferenza, ma anche di contenitore, di contenere questo dolore e di trasformarlo in meraviglia, in arte. Quindi questo per me fa Ofelia. C'è sempre quella forza nel momento della prova che ti fa sorprendere. E secondo me è questa la cosa, cioè io amo fare, io non farei nient'altro che la regista. Se io sto qua e ci sono tutte queste sedie piene e ci sono le luci sul pubblico e io sono qua, c'ho un microfono e sono Creonte, e io non posso fare minimalista. Voglio proprio andare all'interno con il corpo degli attori, con il mio corpo all'interno della difficoltà di dire il verso, di poterlo pronunciare se si può ancora, urlarlo, veramente che nasca da una, che sia una cosa viscerale, non in senso retorico, ma proprio fisico. Da sempre sono molto interessata a questo tema appunto della fantasmaticità della carne appunto e della possibilità attraverso il movimento, ed è questo è un testo di personaggi abitati. Appunto sempre Crotrone dice a Ilse, tu sei il poeta che è morto per te, noi portiamo dentro di noi tutti.